Chiedo Allora, scusa a secondo tutti, Dante, il se video a un questo certo sia punto è mai, diventava io ho al visto solo contrario, per grazie per i feedback feedback, l'ho risistemato. dalla Ciao, buona classifica visione. corso 028, ex 059 Matematica e Scienze. Allora, non, finora è stato difficile che io abbia fatto dei video specifici per classi di concorso. In ogni caso, poi farò dei video comuni relativi a tutto il campo dell'informatica e al campo dell'inglese. Questo video, diciamo, è specifico per matematica e scienze, ancora più specifico in funzione insomma della mia preparazione per matematica, e quindi comincio insomma a fare dei video, vediamo il feedback che ho relativi insomma alle domande che a mio avviso potrebbero uscire, prese da vari quiz, Ministero dell'Interno, vecchio TFA, ho ragionato anch'io magari andando a vedere l'allegato A. Il programma che viene richiesto, mi vengono in mente magari delle domande che come commissario potrei proporvi. La prima, vediamo, che in realtà sembra più una domanda di fisica, comunque trovata sul Ministero dell'Interno: quali grandezze sono inversamente proporzionali? Scusate la punteggiatura, magari per sintetizzare e scrivere in maniera più sintetica e compatta, a volte utilizzerò questo tipo di punteggiatura. Chiede A, peso e volume, B, lato del poligono regolare e perimetro, la velocità e il tempo, la tonalità del suono e la distanza della sorgente che emette il suono. Ovviamente commentiamo pure le risposte, così vediamo anche quali altro tipo di domande potrebbero sorgere, perché ovviamente non è detto che nello specifico al concorso vi si porrà questa domanda. La velocità e il tempo, noi sappiamo. Questa è una domanda, tra l'altro, secondo me pure poco chiara, perché sappiamo solo che nel moto uniforme la relazione è che lo spazio percorso, quindi mettiamo delta S, è uguale al prodotto della velocità per il tempo. Sappiamo benissimo, sapete, che due grandezze sono inversamente proporzionali quando il loro prodotto è in linea di massima costante, o comunque quando si trovano come prodotto all'interno di un'equazione. Ad esempio, due grandezze x, y uguale k sono costanti e il loro grafico è un ramo di iperbole. In questo caso, se noi andiamo a parità di spazio percorso, se andiamo a raddoppiare la velocità, dimezzerà il tempo. Quadruplichiamo la velocità, diventa un quarto il tempo, raddoppiamo il tempo, deve dimezzare la velocità a parità di spazio percorso. E quindi si capisce benissimo che velocità e tempo sono inversamente proporzionali, però ripeto, nel moto uniforme, anche qui quando a volte fanno le domande, danno scontate alcune premesse. Ovviamente già se avessi scritto un moto anziché velocità costante ad accelerazione costante, quindi uniformemente accelerato, la posizione finale è pari alla posizione iniziale più V0t più un mezzo AT quadro. E possiamo anche dire che la velocità finale è pari alla velocità iniziale più AVT. In questo caso, se si andasse a fare il diagramma velocità tempo non esce subito questo tipo di relazione, che il prodotto tra velocità e tempo o x per y è costante. Quindi sicuramente io sono andato al modo uniforme. Ad esempio, qual è l'altra domanda banale che mi viene in mente? Quando due grandezze sono inversamente proporzionali, qual è il loro grafico? È un ramo di iperbole. Che significa che due grandezze sono inversamente proporzionali? Se una raddoppia, l'altra dimezza. Dicevo, nello scrivere la traccia ho compreso che poteva essere solo la C, perché andiamo anche a vedere peso e volume, così vediamo anche le relazioni. Allora, il peso in linea di massima è una forza, quindi una grandezza vettoriale, pari al prodotto sulla Terra della massa per l'accelerazione di gravità. Il volume, in realtà c'è una relazione, però se aumenta il volume
di un oggetto aumenta il peso, quindi sono più che altro possono essere direttamente proporzionali, perché noi sappiamo anche che c'è una relazione anche tra la densità, il volume e la massa. La densità, chiamiamola rho, è pari alla massa fratto volume. E quindi se io volessi correlare il peso, so anche che la massa è il peso fratto l'accelerazione di gravità. E quindi posso scrivere che la densità rho è pari, sostituisco g che è p su m. Scusate, sostituisco m che è p su g, diventa p su g per v. Si vede bene che in questo caso le due grandezze sono direttamente proporzionali: se raddoppia la densità, raddoppia il peso. Quindi, con semplici formule inverse, abbiamo anche ripassato la definizione di peso con la grandezza vettoriale, che è il prodotto della massa per l'accelerazione di gravità pari a 9,81 metri al secondo per ogni secondo. La densità, in questo caso densità volumica o volumetrica, che è la massa fratto il volume nel sistema internazionale chili su metro cubo, e applicando qualche formuletta inversa abbiamo trovato una relazione più esplicita tra densità e peso. Abbiamo dimostrato che le grandezze sono direttamente proporzionali e non inversamente proporzionali, quindi vedete come svolgendo un esercizio possono uscire molte, molte più elementi, e quindi già è come se stessimo anche studiando molto bene la teoria. Il lato del poligono regolare è il perimetro. Allora, un poligono regolare ha angoli e lati congruenti. Il simbolo di congruenza è questo. Il perimetro è il lato per il numero, la lunghezza del lato per il numero di lati che ci sono. È un quadrato, è 4L. È un poligono. Un poligono è un pentagono 5L, un triangolo 3L. Ovviamente regolare, triangolo equilatero, quadrato, pentagono. Ovviamente queste grandezze, se raddoppia L, siccome anche qui sono del tipo y uguale kx, cioè si vede che sono tutte e due da una parte e dall'altra, una al primo membro, l'altra al secondo membro, tutte e due al numeratore, sono direttamente proporzionali. La tonalità del suono, non ho capito bene nemmeno la domanda, però si capisce che è fuorviante. Più che altro io potrei pensare la frequenza del suono e la distanza della sorgente, però la distanza, cioè più che altro un suono che è un'onda. Là si va a parlare più addirittura di onde armoniche, non armoniche, la velocità del suono di circa 340 metri al secondo, la tonalità del suono non ha particolari correlazioni con la distanza rispetto alla sorgente che emette il suono. Quindi io direi assolutamente escludiamo la D, però ecco, è pure bello, interessante, intelligente andare a valutare. Eventualmente lo faccio solo per questo primo esercizio, poi mi dite voi se vi piace questo setup che sto dando, questo format che sto dando a questo video. Se poi invece vi piace proprio la domandina, domanda risposta, che tra l'altro potete fare anche da soli esercitandovi, posso anche proporvi qualcosa del genere, però secondo me è più esaustivo magari creare questa correlazione, perché voi dovrete preparare, secondo l'allegato A, un programma vastissimo e vi potrebbe uscire veramente tutto e di più. A mio avviso, se all'interno di un esercizio riusciamo a prendere tantissimi elementi, quindi peso, massa, accelerazione, volume, densità, velocità, accelerazione, tempo, moto di forma, accelerato, iperbole, ad esempio parabola, legge quadratica, eccetera, eccetera, proporzionali al quadrato. Più elementi mettiamo in campo, e ovviamente più il ripasso diventa esaustivo. E quindi, andando a commentare poi pure le diverse risposte, io ho l'occasione per andare ad approfondire determinati argomenti. Ovviamente sono in diretta. Non live, non, voi non mi potete scrivere commenti, però poi non mi potete scrivere commenti istantaneamente, però io poi leggerò i vostri commenti che mi lascerete qui sotto, e di lì, grazie ai vostri feedback, io vi ringrazio, siete stati gentilissimi per il video di questa mattina, anche grazie ai vostri feedback, poi possiamo continuare a fare qualcos'altro. Vediamo qualche altra domandina, dai.
chiedetemi perché il Ministero dell'Interno ha inserito questa domanda, che più a mio avviso è più di latino, però dice: qual è il valore del numero romano CMXI? Grande, espresso nel sistema di numerazione romano. Allora, C vale 100, M vale 1000, X vale 10, L non c'è, varrebbe 50, una stanghetta e 1. Quello che si trova a sinistra del numero maggiore che è 1000 si sottrae, quello che si trova a destra si aggiunge. Quindi 100 si sottrae e... no, forse ho sbagliato perché... Ok, allora x, l'1 si aggiunge, x si aggiunge, quindi x e la stanghetta fa 11, m è 1011, meno 100, 911. Fosse stato cm stanghetta x sarebbe stato 909. Fosse stato m ccl x 1000. 250 più 1, 1260. Quindi in linea di massima, dato una veloce, rapida, in funzione di quello che ci dà il Ministero dell'Interno, date anche una rapida rivisitazione e rivalutazione dei numeri romani. Andiamo avanti. Domanda la scrivo, però ne scrivo veramente poca, anche perché poi molti di voi mi ascoltano anche in radio quando fanno i viaggi. O dal cellulare, cioè dal cellulare mi mettono il Bluetooth, non lo so. Allora, la domanda è: quale scienziato isolò per primo la penicillina dal fungo Penicillium, ricevendo il premio Nobel nel 1945? Ovviamente Alexander Fleming. Scrivo solo Fleming. Poi su scienze, io credo che voi, alcuni di voi ne sappiano più di me, quindi non approfondisco nulla. E capitata questa domanda, sapevo rispondere, ve la dico. Ok, vi leggo la domanda. Essenzialmente la domanda dice: tra quali valori è compresa la radice quadrata di 75? Allora, la risposta è banale. Basta vedere, andare a fare il quadrato dei due numeri e se 75 è compreso tra i due numeri vuol dire che è compreso ad esempio tra 8 e 9, come immagino. Perché 8 per 8 è 64, che è minore di 75. 9 per 9 è 81, che è maggiore di 75. Quindi 8 al quadrato minore di 75, minore strettamente che minore di 9 al quadrato, e quindi la risposta è A. Ovviamente non è compresa tra 49 e 64 o tra 25 e 36. Ovviamente. Andiamo avanti. Allora, dai, questa pure è semplice. Se occorrono 60 kg di olive per produrre 10 litri di olio, quante olive sono necessarie per produrre 300 litri di olio? Facciamo una semplicissima proporzione. 60 kg stanno a 10 litri, come x chili stanno a 300. Il prodotto dei medi nelle proporzioni equivale al prodotto degli estremi, quindi x per 10 uguale 60 per 300. Scriviamo subito che x uguale 60 per 300 diviso 10. Lo 0 si semplifica con lo 0, 6 per 3, 18, con 2 zeri, quindi 1000 e 800 kg. Dai, sembrerebbe almeno. Allora, alcune domande le ho viste molto semplici, altre sì, non sono difficilissime, però richiedono più calcolo, quindi richiedono più tempo. Mi sembra che avete 100 minuti. Datemi una risposta voi, anche perché sto veramente facendo dei video che raramente ho fatto, specifici per classe di concorso a 0,28. Leggiamo la domanda, anche qui schematizzo per fare prima. Una carta geografica in scala 1 a 300.000. Quanto distano tra loro nella realtà due località che sono distanti 3 cm sulla carta? Allora, se 1 a 300.000 vuol dire che noi vediamo tutto 300.000 volte più piccolo, basta fare 3 cm per 300.000. 3 per 3, 9, è cascato il gesso, lo riprendo e vengono 900.000 centimetri. Tra centimetri e chilometri dobbiamo fare da metri a chilometri dobbiamo dividere per 1000, da centimetri a metri dobbiamo sempre dividere per 100. Ci sono 5 ordini di grandezza, elimino 5 zero ed esce 9 chilometri, che è in questo caso la risposta A. Ditemi,
A proposito, mi sta venendo la curiosità mentre svolgevo l'esercizio, ditemi se anche voi avete visto queste tipologie di esercizi. Però, tutto sommato, in questo caso si parla di multipli, sottomultipli, ricordiamo c'è cioè il millimetro, centimetro, decimetro, metro, decametro, ettometro, chilometro, tutti poi dal metro che nel sistema internazionale di misure. Relativamente alla lunghezza, il metro è il sistema di riferimento che tra l'altro è una grandezza principale, non derivata. Le grandezze principali sono 7, correggetemi se sbaglio, comunque le più importanti lunghezza, massa, tempo, rispettivamente in metri, chilogrammi e secondo. Per passare da metro a chilometro ovviamente ci sono 3 ordini di grandezza, da centimetro a chilometro sono 5, 10 alla quinta, tolgo 5 zeri. E mi esce 9 km, va bene? Dai, è semplice, facciamo l'ultimo e poi vi lascio perché voglio vedere i vostri feedback. Ok, me lo invento io perché ne ho visti diversi di queste tipologie. Ad esempio, vi danno a gruppi delle rette e poi vi danno delle risposte multiple. E ovviamente voi dovete, ad esempio, una domanda dire. Quali tra le seguenti rette, ad esempio, sono parallele? Che ne so, abbiamo y uguale 2x, y uguale 5x, y uguale 2x più un mezzo. Ovviamente io lo sto mettendo nella forma esplicita, potrebbe essere anche scritta come 2x più y meno un mezzo uguale a 0. Ok? Ovviamente le due rette che in questo caso sono parallele. Poi le formulazioni di questa domanda possono essere infinite, sono queste due perché? Perché hanno lo stesso coefficiente angolare. Scrivendo la retta in forma esplicita, y uguale a mx più q, q è il termine noto, m è il coefficiente angolare, la condizione di parallelismo è che due rette m e m' sono parallele se i due coefficienti angolari sono uguali. Due rette viceversa sono condizioni perpendicolari di età, ve la dico direttamente, quando i due coefficiente è l'opposto del reciproco dell'altro oppure il prodotto equivalente tra i due coefficienti, tra l'altro ho finito anche il gesso, è meno 1. Quindi ovviamente due rette, lo scrivo qua, perpendicolari potrebbero essere y è 2x più 3 e y uguale meno un mezzo x più radice di 2. Bene, io con questo penso di potervi salutare. Spero di darvi un po' di motivazione, un po' di contributo, un po' di nozionismo, un po' di strategia, un po' di metodologia. Continuatevi pure a esercitare da soli. Io penso che questo concorso STEM, l'abbiamo chiamato questa mattina, sarà un concorso che verrà svolto veramente in brevissimo tempo e quindi sto dando la priorità anche a voi facendo dei video specifici. Lasciatemi commenti, lasciatemi feedback, in base a quelli poi mi regolerò su come proporvi altri video. Ma avete visto la frequenza, oggi addirittura me ne sto pubblicando due in un giorno. A breve vedremo per tutti inglese e informatica. Iscrivetevi al canale per attivare la campanellina e attivate la campanellina per avere news relativamente a nuovi video. Io con questo vi ringrazio, vi auguro un carissimo saluto da Francesco Savani. Buona giornata.